Noi abbiamo degli strumenti che ci fanno vedere lontano, il binocolo. Col binocolo si avvicinano le cose che non stanno ad una grande distanza e vengono verso l'occhio nostro. Quando si deve vedere una processione, o quelli che vanno al teatro per vedere la scena, si mettono il binocolo da teatro e vengono appena appena la scena. Ma se voi rovesciate il binocolo e lo mettete dalla parte opposta, invece di avvicinare, vedete allontanare le persone dalla scena, qualunque cosa, e la vedete impiccolire. La preghiera è per l'occhio nostro spirituale come il binocolo che ci avvicina alle cose sante. Ma se la preghiera è fatta male e non è fatta secondo la dirittura della coscienza e dell'anima, il binocolo è rovesciato. E allora viene il fastidio e le cose sante si vengono lontane. Impiccolite e spregevoli. Ma la preghiera non è soltanto questo, voglio pregare. Perché? Perché non puoi vicino semplicemente le cose più o meno a una distanza che è piccola, se vogliamo dire. Ma invece è un potente telescopio che ci fa comunicare con Dio, con l'eternità. Quando disse il Signore ad Abramo: numero le stelle se vuoi, e la tua generazione sarà così numerosa, gli scienziati, e notate che io non confondo la scienza con gli scienziati, perché noi oggi sentiamo di la scienza dice, la scienza decide, la scienza controlla, la scienza guarda, la scienza non esiste, esiste soltanto in Dio. Esistono gli scienziati che sono piccoli, gli divozziani. Di questa branca di luce e di questo fascio di luce che il Signore nella sua bontà ha gettato sulla terra. Scienziarono Madonna, solo Dio è il Signore dell'Occidente. Dunque, allora dissero questi famosi scienziati, deridendo la parola di Dio che aveva contato le stelle, erano 4.000. Poi viene Galileo e fece il programma. Primordiale sembrava una meraviglia, grandiosa meraviglia. E allora uno di 4.000 si accorsero che erano 4 milioni vestiti, contando con qualcuno già di Galileo. Ma anche qualcuno già di Galileo, credettero di aver esaurito il computo e dissero: abbiamo contato le stelle, dunque la parola di Dio non è vera. E poi vennero i telescopi, si deve avere. Il telescopio del Monte Palomare. È un telescopio il quale è stato costruito sul Monte Palomar nell'America. Con tutta la tecnica grandiosa che tengono gli americani nelle cose materiali, ma nelle cose morali non tengono questa tecnica. Nell'America c'è stata una sola grossa salina e poi nessun tempo. Perché l'America non c'era davvero, a e questo soltanto penso, ha cambiato la vita di noi animali, la famosa artistica viene sui giornali dal quinto marito, e i cinque mariti, i quattro mariti, c'entrano tutti viventi, di modo che c'è una bella zuppa per fare questa grande cosa qui, poi ve la lasciamo stare questo. Ebbene, signori cari, si vuole fare questo, con questa grandiosità, ci vuole 12 anni per fabbricare la lente. La lente è di 5 metri e mezzo di diametro, una grandezza immensa. Ci vogliono 72 tonnellate di abrasivo per levigarla. Anche il più piccolo tratto, la più piccola imperfezione, costituiva una nullità nell'esplorazione del cielo, non si poteva fare più. A presto, per portarla sul Monte Palomar, dovettero perforare il monte perché il più piccolo urto faceva danno a questa lente. Per situarla fabbricarono una cupola più grande di quella di San Pietro e sopra c'era l'occhio della cupola, attraverso il quale si metteva il cannocchiale. Ebbene, figlio di cuore, immaginate questo, che in quella cupola non ci può entrare nessuno all'infuori dello scienziato che deve osservare le stelle. Perché? Perché il pianto di una persona in quella immensità di cupola potrebbe annebbiare la visione dell'astro.
tutti devono negare. Quelli che vanno da dentro, che devono andare da dentro, devono essere ben tutelati e non possono entrare neppure loro che gli scienziati esistono. Non servono direttamente l'astro, ma dall'astro, dal commerciale, la figura è trasmessa nell'aspetto di rivoluzione, in un insieme che fa dire. E questo commerciale ha avvicinato il cielo di 1,5 milioni di anni luce. E sapete che significa anni luce? Un minuto secondo luce sono 300.000 chilometri. Un minuto prima luce sono 300.000 per 60. E figuratevi che cos'è un'ora luce, un anno luce, 1 milione di anni luce. È una distanza che non mi fa morire. E allora, non solo non si è riuscito a contare il cielo, ma si è fatto una scoperta. Che noi abbiamo un cielo stellato sul nostro capo, che si chiama galassia, scientificamente. E questa galassia conta circa 100 miliardi di stelle. E dica circa perché si è fatto un calcolo matematico al prossimo Dio. Un povero uomo sempre piccolo piccolo dinanzi alla cosa di Dio. Poi si è scoperto che ci sono altre 100 galassie, quelle di questo nostro cielo. Quindi non si sa che altri mondi stanno oltre del nostro, vi dirò. E tutte queste 100 galassie tiene 100 miliardi di stelle. Allora viene proprio a proposito di dire conto le stelle su voi. O Signore infinito, che nella tua parola sei verità, quanto è bella questa stessa parola tua, che misura la nostra nullità. Quando tu preghi, che cosa fai? Hai il telescopio dell'anima addosso verso di Dio. Si apre e si misura ad anni e amore, a fatti di cuore. Quello che hanno luce è il fatto del cuore. Quello che è stato luce è l'elevazione della mente in Dio. Quello che è milioni di secoli luce è la perseveranza nella preghiera. In modo che tu vedi Dio, vai a Dio, ami Dio. E allora ecco un buono chiaro. Ma oggi c'è il telescopio elettronico che avvicina molto di più, milioni e milioni di anni luce, avvicina il nostro. E si è visto una sola cosa, la piccolezza dell'uomo e la sterminata grandezza del cielo. Noi abbiamo assistito a degli spettacoli, figlioli miei, ai famosi cosmonauti. Aprite le orecchie e sobbalzate senza letticare. Cosmonauta, che va navigatore del cosmo. Adonai, navigatore del cosmo, sta raneggiato come una grande mottola dentro a un imbuto stretto stretto, come ha detto proprio quell'ultimo cosmonauta, che ha detto mi hanno stretto come un salame là dentro, che io non mi potevo muovere, nessuno veniva. E appena arrivata oltre l'atmosfera, ha girato intorno alla Terra perché per la legge che ha messo Dio della gravitazione, ha potuto girare, se no non poteva girare. Non bastavano tutti i motori di questo mondo per farlo girare. È arrivato, e dopo il sesto giro, il settimo giro, il ventiquattresimo giro, quello che si possa dire, ha lasciato il tempo che ha trovato. Non ha trovato altro, ha visto solo la faville intorno alla capsula. Si è sentito soltanto morire di freddo, di caldo, perché la temperatura era salita a 1400 gradi. E l'acqua che doveva raffreddare, tutti gli apparecchi di raffreddamento si erano avariati, di modo che si sentiva come arrostiti in un forno. Questa è la grandezza dell'uomo, figlio. È una stoltezza, è una nullità. E dice che lui è arrivato tanto che hanno detto non più si chiama cielo, ma si deve chiamare spazio. E si sono dimenticati che le mani si sono levate verso di Dio, verso del cielo, perché il cielo è oltre il cielo stellato. Cielo atmosferico, cielo stellato, cielo eterno. Il cielo eterno è il cielo di Dio. L'anima che prega non è cosmonauta, ma è cielo nauta, cielo del cielo, cielo dei cieli. Quando San Paolo fu rapito al terzo cielo, era il sublime cosmonauta del cielo, del terzo cielo, nel quale usò parole che nessuno poteva ripetere, nessuno poteva dire. Una cosa mirabile, figlio di Dio. La preghiera è un volo altissimo verso di Dio. La contemplazione è un immenso telescopio elettronico che ti avvicina a Dio all'anima e le cose celesti al cuore tuo. E allora ecco che la preghiera è una grande, grande cosa. Noi possiamo, figlioli miei cari, pregare.
E verso di chi ci rivolgiamo pregando? Ecco, figlioli miei cari, noi abbiamo, oggi vogliamo chiamare spaggio, vorrei chiamarlo pure io con questa parola per purificare questa bestemmia, perché è una bestemmia dire il cielo non ci esiste più, ci sta lo spaggio. Io la vedo come bestemmia per lo spirito con cui si dice. Ebbene, vi voglio dire, noi abbiamo tre tensioni, tre spazi da superare. E quali sono questi tre spazi da superare, figlioli miei cari? Noi con la preghiera andiamo nell'infinito, Dio. Noi con la preghiera andiamo dove si soffre la purificazione dell'anima, il purgatorio. Noi con la preghiera andiamo, percorriamo la terra, il pellegrinaggio terreno nostro. I tre regni del corpo mistico di Gesù Cristo, i tre regni della nostra vita soprannaturale. Oggi, come vi ho detto tante volte in passato, è un ramo scientifico, anche per i miscredenti, la realtà del paradiso, dell'inferno e del purgatorio, in modo che chi non crede a queste grandi verità è un gredino. Ebbene, essendo un gredino, figlioli miei cari, noi ci troviamo nella sapienza di Dio, in quello che oggi si chiama anche scienza, la cognizione di questi tre grandi mondi ai quali ci rivolgiamo. E allora qual è la nostra preghiera verso di Dio? Se noi diciamo semplicemente un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, siamo già nella infinità di Dio, come era nel principio, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli, così sia. Siamo già nel circolo infinito dell'eternità di Dio, così come era nel principio. E fa eco la parola di San Giovanni, in principio era il verbo era presso Dio. E fa la parola di Dio nel principio terreno, discendiamo sulla terra, in principio Dio creò il cielo e la terra. E la terra era inane e vacua. E noi diciamo il principio della giustizia di Dio che purifica le anime, e discendiamo nel purgatorio. Il principio della giustizia di Dio che condanna il male, discendiamo nell'inferno. Il principio della misericordia di Dio che ci abbraccia, e ci troviamo di un salto solo, come sospinti non da un mercurio che scoppia, e da un, come una velata solennissima, come un auto che deve andare nel cielo, ma è una spinta di abbraccio e di amore per cui il Signore ci getta nelle braccia della sua infinita misericordia. Ti puoi immaginare, figlioli miei cari, che cosa è la preghiera? Noi non ponderiamo che è la più grande forza dell'anima nostra. Perché? È perché noi possiamo con la preghiera soggiogare tutto l'universo. Tutte le forze naturali obbediscono alla preghiera, ce lo dicono i santi, quei loro miracoli. Manca l'acqua nel deserto e Mosè ha percorso la pietra perché Dio glielo ha detto, e dalla pietra è scaturito un fiume di acqua limpidissima. Si ferveva il combattimento nella valle di Aialon e Giosuè vedeva declinare il giorno al tramonto e i nemici non potevano essere sterminati come egli voleva, come doveva, per liberare Israele. E allora ha pregato, si è rivolto al Signore. Mi pare di vederlo, figlioli miei cari, in quell'atteggiamento grandioso, perché stando sul suo cavallo a comandare l'esercito, e visto che il sole declinava, si formavano le ombre, e il cavallo suo si faceva lungo, 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 la sua figura si allungava come succede nei raggi del sole che tramonta, ha gridato al sole in nome di Dio, ferma Dio sole, finché io non sconfiggo i miei nemici, il sole si è fermato sull'istante. E questo fatto è stazionato anche dalle esperienze astronomiche, perché ha lasciato vestigio nella creazione e nell'ordine degli astri, quest'ordine di Giosuè. Ai piccoli di spirito, alle piccole menti ottenebrate non sembrerà, eppure è studiato, figlioli miei cari, che c'è ancora il vestigio di questo fermarsi del sole. E non è stata una parola vana, ma perché? Perché una preghiera l'ho salettato, l'ho fermato nel cielo e non ha potuto procedere oltre. Come non procede oltre un esercito valorosissimo di fronte a uno schieramento di mitragliatrici. Quella parola di preghiera è stata come uno schieramento di mitragliatrici. Ferma Dio solo. E il sole si è fermato. Nei pericoli della vita, figlioli miei cari, qual è la forza della nostra vita? Ecco, i filistei assalgono gli israeliti, le orde sono numerosissime e ben armate, gli israeliti tremano dalla paura a vedere quell'esercito e non osano di uscire fuori dalle loro trincee,
un grande gigante si fa sulle cingere dei filistei, si pianta sulle gambe divaricate per maggiore imponenza e per maggiore tracotanza di sfida. E dice: no, cani, chi è che si vorrà misurare con me e terminiamo la battaglia con uno solo? E tutti tremavano, chi si poteva misurare? Venite con gli occhi avanti, aveva il suo armiziero vicino che gli teneva anche le armi di ricambio. E nessuno si poteva usare. Quando andò a Dio a Saulo, e Saulo disse: chi ci può misurare? Saulo era di grande statura, anche lui, non era gigante, ma era di grande statura, lo dice espressamente la scrittura, ma non aveva una grande statura spirituale, invece era uno il quale tante volte offendeva Dio. Quindi la sua statura dinanzi al gigante era minima, ma c'era una statura minima che era massima dinanzi al gigante. C'era David, un pastorello, il quale si presenta a Saul nei suoi abiti pastorali, semplici, semplicissimi, e dice: maestà, vado io ad affrontare il gigante. Tu, e come lo vuoi affrontare? Tu sei un giovincello. Maestà, io vado nel nome di Dio, e se non mi credi, pure nel nome di Dio, sono stato aggredito da un leone, gli ho preso le ganasce e l'ho sganasciato, ed è morto. Dunque, chi mi ha dato la forza di sganasciare un leone, mi darà la forza di sganasciare un gigante. E Saulo trepida ancora, e dice: che vuoi fare, figlio mio, sei troppo vivo. Allora dice: mettiamogli le armi addosso. E gli mette la corazza, i cosciali, l'elmo, un elmo forte, vediate l'elmo più forte, se senti quello storione in testa e se senti inceppato nel camminare. E dice: per carità, come mettete, voi mettete un drappo solo sul dorso di un gatto, il gatto appena cammina un poco, voi gli volete fare una bella figura, il gatto con la zampetta se la scrolla, se ruota la batteria fino a tutto il tempo. Così fece Davide. Cammina, liberatemi, non mi sento, dice: lasciami fare nel nome di Dio. Va nel torrente, piglia 5 limpidissime pietre, le mette nella sua casacca, porta con sé la fionda, si pianta dinanzi alle file dei filistei e prega. Il filistei sta con le gambe sue divaricate forte, dice: che vieni a fare qui? Ci darò a mangiare ai cani che mi viene a insultare, riterrò il tuo corpo preda degli uccelli dell'aria. E Davide dice: tu vieni a me nella tua forza, io vengo a te nel nome di Dio. Mette una di quelle pietre nella fionda, e rotola quella fionda che mi vale. Di vedere quel gesto, mi pare di vederlo, perché l'ho rotola con la forza di una che in quel momento pregava, cioè era animata da una forza che non era né elettrica né altra, era la forza di Dio, perché la forza della preghiera. Durante il colpo va sulla fronte del gigante che era fasciato di ferro e di acciaio, e la pietra gli si conficca e cade per terra, e Davide lì sopra gli tronca il capo. Questa è la forza di un'anima che prega. Il Signore non senza scorbo ci ha dato questo esempio. Che cos'è un'anima piccola? Non c'è il mondo disgraziatissimamente non si apprezza la preghiera, e ho un grande dolore nell'anima che mi fa piangere di me. E perché? Perché si assottigliata sempre di più, e si assottiglia sempre di più. E perché si assottiglia? In nome delle cose che si devono fare. E si direbbe a Napoli: tenetelo 4 che 5 non lo possono tenere. E perché, figlioli miei cari? Perché sono tutti affaccendati, e sono tutti odiosi, disgraziatissimamente sono tutti odiosi, o affaccendati nelle cose di questo miserabile di questa terra. Non è così, figlioli cari. Non c'è una cosa che più allunga il tempo, ferma Dio sole, quando la preghiera. Perché quando si prega, si ferma il sole sulle nostre attività. Sì, si ferma, perché il tempo si allunga. Non si perde il tempo, si guadagna. Se noi lo pensiamo, figlioli cari, e consideriamo che trascorrendo la preghiera perdiamo il tempo contemporaneamente in tante cose futili e stupide, se noi pensiamo che trascorrendo la preghiera noi non guadagniamo tempo perché la nostra mente si annebbia e nello studio non sappiamo riflettere, nelle cose materiali non sappiamo deciderci, noi vedremo che la preghiera non abbrevia il tempo, ma lo ferma, ferma Dio sole. E allora che cosa facciamo noi, figli miei cari? La preghiera è il conforto dell'anima. Quando l'anima è nell'angoscia, ha voglia di rivolgersi alle creature della terra, le creature non dicono nulla, figli miei cari.
ma quando l'anima si rivolge a Dio, sente l'alito della speranza. Passa sul suo cuore come un alito di vita, si sente subito raccolta. E come la lumaca alla minaccia si chiude nel suo osso, la preghiera è per noi un impulso mirabile in cui ci si chiude e non ci teme più nulla. Può rumoreggiare intorno a noi la tempesta e noi con la preghiera la possiamo calmare. Possono venire intorno a noi le contraddizioni degli uomini e noi con la preghiera le possiamo dissipare. Possono venire intorno a noi le insidie dei nemici e noi con la preghiera la rendiamo nulla. E nulla hanno reso le insidie dei nemici la preghiera. Chi è che non avrebbe deriso i cristiani raccolti a Roma quando i turchi assediavano i cristiani a Lepanto e vederli con la corona in mano? Chi non li avrebbe derisi dicendo: guardate quegli scavezzacolli con quella robaccia nelle mani? E Satana diceva questa parola che devo ripetervi, parlando del Santo Rosario, diceva: con quei cacchezzoli di capra, così chiamava i coralli della corona Satana per bocca di un indovinato, con quei cacchezzoli di capra pretendono di distruggere i colpi di cannone dei turchi, ma questi sono degli infelici. Ma San Pio V e tutta la cristianità stava con quella corona in mano, che era non cacchezzolo ma era mitragliatrice contro il nemico. Il vento spirava a favore dei turchi, i cristiani si sentirono perduti, ma la preghiera mutò il vento. Come Gesù placò il vento col suo comando, comandò ai venti di soffiare, le navi turche furono travolte e la cristianità ebbe il trionfo e la pace. Che cosa fece trionfare? La cristianità, la preghiera. Questo è certo, è storico. Sotto il muro di Vienna, la cristianità per la seconda volta era travolta. Ormai non c'era più speranza. Se fosse caduta Vienna, tutto l'Occidente sarebbe stato invaso dai musulmani e dai turchi. La fede cristiana sarebbe stata travolta. Ancora una volta si mise in mano la corona. La corona del Santo Rosario era la preghiera. E la preghiera, figliuole mie care, vinse la battaglia. I turchi furono sgomentati. Si vennero 20.000 polacchi comandati da Sobieski. E 20.000 polacchi vennero proprio nel momento in cui la battaglia stava per essere risoluta, contrariamente ai desideri dei cristiani, ma vennero più per glorificare la potenza di Dio, perché nell'irrompere questi 20.000, che erano 20.000 di fronte ai turchi che assediavano la città, che erano nella città e che bombardavano con i mezzi di allora, naturalmente, con ogni mezzo, i cristiani, erano nulla, eppure vinsero per la preghiera. Figlioli miei cari, non ci assonniamo. Gesù ha detto la parola: bisogna sempre pregare e mai venir meno. E si può sempre pregare offrendo tutte le proprie azioni a Dio, operando per Dio, implorando Dio. Non ci vuole poi molto, figlioli miei cari, per dire quello che io posso dire in questo momento. Io parlo e parlo pregando. E perché? Perché parlo per amore di Dio e per amore delle anime vostre, figlioli cari. E dunque io sto pregando. Più si accorcia la preghiera, ricordatelo bene, e più la preghiera diventa difficile, e più sembra pesante, e più diventa noiosa. Non è, figliole mie care, noiosa la preghiera quando si allunga, ma quando si restringe. Io sono vecchio e ho terminato 80 anni, e voi, nella vostra bontà, mi fate, diciamo così, come un certo senso di festicciola per celebrare questo 80° anno. Io vi ringrazio, la faccio per te, ringrazio la dottoressa che mi ha fatto l'onore di intervenire, dunque sta benissimo, ma mi pare proprio un po' come il Panicale Vincitore. Ma sapete qual è il fatto il Panicale Vincitore? Ecco, me lo racconto. C'era Secondigliano, fatto storico, perché ho vissuto, io ho conosciuto questa persona. Era un capitano, un colonnello, il quale ci fidava a duello un altro. Allora gli amici suoi prepararono un grande banchetto per solennizzare la sua vittoria, erano certi o si auguravano che vincesse. Si chiamava Panicali questo signore, questo colonnello. Dunque, allora fece il duello ed ebbe una frasella meravigliosa in testa, per cui si dovette passare la testa e andare al banchetto, perché non poteva far vedere che aveva avuto una sconfitta. Dunque, allora si tirò il cappello negli orecchi con la facciatura di sotto per non farla apparire. Appena entrò nel banchetto, applausi fragorosi: Panicale vincitore, Panicale vincitore, Panicale vincitore.
e quel povero Manigalzi non si alzava col cappello perché sennò usciva la presenza che aveva avuto. E così mi pare che io sia Manigalzi vincitore. Auguri felicissimi, siete giunti all'ottantesimo, Manigalzi vincitore. Significa che io sono solo scivolato della tomba con mia grande unione alla durabile volontà di Dio, perché non ho deciso mai né di vivere né di morire, ma solo di fare la divina volontà. Ma ad ogni modo, vi do regalo, io vi ringrazio, Signore. Ma vi dico che essendo vecchia, io ho vissuto una grande cosa. A tempo mio si pregava a lungo, l'ufficio era lungo, e quando era l'ufficio detto Dea, significa della feria, corrente, cioè non era l'ufficio di un santo. Per questo poi si introdussero tanti santi nell'ufficiatura e le domeniche si tolsero, proprio per togliere, perché le domeniche erano Dea, proprio per togliere questa diciamo così, questa lungaggine. O per accorciare, fu male, malissimo. Allora il primo notturno dell'ufficio durava un'ora e mezza, erano 12 salmi lunghissimi, e quando io arrivavo alla metà di questi salmi, vi assicuro che sentivo l'anima tutta raccolta in Dio, tutta piena di Dio. Più durava la preghiera, più sentivo la pienezza di Dio. E allora, figlioli miei cari, vissi che la preghiera allungata fortifica l'anima, figlioli miei cari, e la preghiera diminuita inebetisce l'anima e la riduce nell'inerzia. E allora voi pregate, figlioli miei cari, date a Dio dal mattino questa lode di amore a Dio, date a Dio nella sera questa chiusura della giornata a Dio, pregate per la Chiesa, pregate per i peccatori, pregate per quelli che non sono di Dio, pregate per quegli infelici che stanno lontani da Dio, pregate per quelli che sono coi piedi nell'inferno, pregate per le anime che guardano sempre nel purgatorio, pregate per le anime che vanno verso il cielo, pregate per quelli che muoiono nella primissima infanzia e che sono le anime privilegiate, i gigli staccati dalla terra. Pregate sempre, in ogni occasione, da tutte le occasioni per pregare. Una parola sola ci vuole per pregare. Che cosa è il pregare, figlioli miei cari? Dio potentissimo e infinito diventa impotente di fronte alla nostra preghiera. Cioè la sua potenza la volge tutto al nostro bene. Il padre è adirato e il padre vuole castigare il figliolo. Il figliolo trema, fa il crocchetto, sta per piangere, il padre si commuove, lo abbraccia. Che cos'è la preghiera? Gesù, Gesù, è il crocchetto di questa estrema miseria dinanzi alla giustizia tua infinita, che dovrebbe colpirmi e non mi colpisce perché mi ama. Ed io gemo dinanzi a te quando prego, ed io esulto dinanzi a te quando prego, ed io ti amo, Signore, quando prego. O Maria, dolcissima regina, insegnaci la preghiera. E la preghiera è tutta nella tua parola. L'anima mia glorifica il Signore. Mamma Maria, donaci la preghiera di impetrazione per chi è lontano da Dio. Esulta il mio spirito in Dio che salva. Donaci la preghiera che ci sente piccoli dinanzi a Dio per farci grandi. Guardò la piccolezza della sua serva. Donaci la preghiera, Vergine Bella, che ci dona la pace e la beatitudine interna perché l'unione con Dio mi diranno beata tutte le generazioni. Donaci la preghiera che dona a noi la grandezza di Dio, della grazia di Dio in noi. Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, il cui nome è santo. Donaci la preghiera che ci dà la potenza di Dio, però nella potenza del suo braccio. E la preghiera è il braccio di Dio in me e il braccio mio in Dio. E il braccio di Dio in me è potente, il braccio mio in Dio è l'unità che diventa potente per Dio. È la grande leva che accresce. E cioè diceva, Archimede diceva, datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo. Ebbene, io vi dico, datemi un punto di appoggio. Il punto di appoggio è precisamente la preghiera. Datemi un punto di appoggio nel mondo e si solleverà il mondo e vincerà la battaglia di Dio e verrà il regno di Dio. Vergine bella, coprici col tuo manto, anima la nostra anima e donaci il dono della preghiera.